resi conto che c'era da parte del consigliere Fiorito, ma non solo, anche di altri candidati, sì, un impegno economico importante. Questo, cioè, è lei chiaro, notò una campagna elettorale di Fiorito imponente. Beh, ma per forza, se tu arrivi in una città e vedi tantissimi 6x3, vedi la città coperta di manifesti. Si è domandato da dove arrivassero i soldi? Beh, insomma, era una persona impegnata politicamente da tanto tempo, ha sempre detto a me, come ha detto a tante persone che lo hanno conosciuto insieme a me, che era una persona che stava bene di famiglia. Io sinceramente non ho Non si è fatto altre domande, diciamo. No, non mi sono fatto altre domande. Tra l'altro, lei non sapeva cose. Come venissero ripartiti questi fondi. No, ma non, non sapeva che saperlo. Fiorito prendeva tre volte quello che prendeva un consigliere regionale normale, cioè 300.000 euro... invece che 100, perché era più carico, perché non lo sapeva. Non avevo alcun titolo a saperle. Fiorito è il personaggio più importante della maggioranza che la sostiene, cioè del PDL, perché è il capogruppo. Esatto. È un uomo che ha 8-10 immobili, ne stanno scendendo. Questo è un uomo che si sposta con voi. un SUV da 90.000 euro, ha una seconda auto, ma io non l'ho visto, ha una barca SUV lussuosa. Possibile che non gli sia arrivato uno spiffero, una voce, che non si sia mai domandato? Questo signore, l'abbiamo visto all'inizio, dice di guadagnare 8.000 euro netti al mese, in realtà. Ma in dove realtà, guardi, i soldi? Vuole che le faccia un paradosso. Se l'hai mai domandato dove prendesse i soldi Fiorito? Giorni, ho scoperto in questi giorni che tutti i consiglieri regionali del Lazio, forse tranne uno che non ha nemmeno una commissione, una vicepresidenza, prendono praticamente più del presidente della giunta. L'avvocato Tormina, che è l'avvocato di Fiorito, ha usato questa frase: se Fiorito ha una colpa è di aver fatto politica in quel porcile. A lei si è mai accorta di fare politica in un porcile? Beh, insomma, direi che l'avvocato Termina deve essere un pochino più generoso, perché lì c'è anche gente che fa politica sul serio, non ci sono solo i Fiorito. Ecco, il punto è proprio questo: se si può liquidare quello che sta avvenendo nel Consiglio regionale del Lazio con la figura di Fiorito. Non ci sono solo i Fiorito. Beh, insomma, se qualcuno si informasse bene, si renderebbe conto che in tutti i consigli regionali, con i nostri soldi di contribuenti, con formule diverse, ce ne sono tantissimi di Fiorito indotti in tentazione. Se qualcuno andasse a prendere un caffè, non un SUV o una Smart o una casa, ma se uno andasse a prendere un caffè in consiglio regionale, si renderebbe conto che costa la metà di quanto paghiamo noi in qualsiasi bar della città italiana. Bene, il punto fondamentale è questo: se c'è qualcuno che ha sbagliato e ha rubato, deve sicuramente andare in galera, ma non ce la caviamo con questo. Dicevano gli americani nel periodo duro della crisi: affamiamo la bestia. Non esiste sulla faccia della terra, e non esiste soprattutto sulla faccia di questa terra e di questa Italia in crisi, che la politica pretenda e mangi così tanti soldi per i rapporti con gli elettori. Non esiste che gli organi consiliari di tutta Italia siano così inondati di quattrini. Il problema non è Fiorito, lo è, ne parleremo questa sera certamente, e se ci sono delle responsabilità penali deve pagare. Il problema è che non si risolve con maggiori controlli, con migliori leggi, si risolve in un solo modo, e cioè riducendo gli spazi del finanziamento pubblico alla politica. È l'unico modo per evitare che nel futuro nascano altri 10, 100 o 1000 casi Fiorito. Buonasera da Nicola Porro. Che cosa dica Franco Fiorito lo scoprirete fra poco, e qui in studio. E invece c'è qualcosa da dire su quello che racconta la Polverini, che era una persona seria, pensavamo, ma quando continua a inscenare il numero di Alice nel Paese delle Meraviglie, io non so, io non sapevo, mi hanno ingannato, guadagnano più di me. Ecco, quando fa questo è veramente insopportabile. È insopportabile, anzi è grave, l'autodifesa che lei ha esposto di fronte al Consiglio regionale: se voi mi date la fiducia ci mettiamo tutto il cuore, se unanimemente mi votate andiamo avanti. Avrebbe dovuto dimettersi, almeno avrebbe salvato la faccia, perché se uno è consapevole ed è connivente è responsabile, se invece è inconsapevole ed è finto tonto è gravemente colpevole. Ecco, qui non stiamo parlando di responsabilità penali, stiamo parlando di un paese in cui un party, uno scena, una festa in costume costata 80.000 euro è entrata nelle case degli italiani nel tempo della crisi, dei licenziamenti, delle casse integrazioni, è entrata insieme alla narrazione di queste feste e di questi indennizi super cafoni. Quindi Franco Fiorito lo sentirete ora, però a tutti coloro che fanno finta di niente bisogna dire: voi siete peggio. Buonasera da Luca Telese.
Eccoci qua, Luca. Eccoci qua con Fiorito, buonasera, e il suo avvocato Taormina. Io però, Fiorito, le vorrei subito rivolgere una domanda perché ho un obbligo nei confronti di una persona che ha militato nel suo partito. Mm-hmm. Lei viene dal Movimento Sociale da quando ha 14 anni, sì. 15 anni, poi è passato in EN. Prima Fronte della Gioventù e poi il Movimento Sociale. Guardi, gliela faccio in maniera molto diretta perché mi ha detto questa persona che è la domanda che si chiede un vecchio militante. Lei è un ladro? Assolutamente no. Proprio non mi sento un ladro, non credo che si scoprirà che sono un ladro. Di sicuro, come ho detto nei giorni precedenti, sono una persona che ha avuto grandi responsabilità, gestito una mole ingente di denaro. Potranno accusarmi di averlo fatto con una certa leggerezza, potranno accusare anche i miei colleghi di averlo utilizzato in modo per ora definito improprio, ma di certo non mi ci sento e non lo sono. E perché restituire allora dei soldi, cosa che mi sembra che sia emerso negli ultimi giorni, se non sono frutto di un ladrocinio? Guardi, intanto è stata Le chiedo se questa è un'ammissione indiretta di colpevolezza. Credo proprio di no, nel senso che intanto è stata una dichiarazione dell'avvocato Taormina che io ho condiviso. Condivide. L'ha fatta lui, insomma, l'ho condivisa, nel senso che se la questione, e bene lo dicevate negli interventi all'inizio, è non solo una questione penale per la quale c'è un procedimento in corso e dove obbligatoriamente risponderemo, ma è una questione di immagine della politica. Beh, se servirà a rendere questa questione più chiara, più intellegibile, ridare delle somme che i ma cittadini pensano. Ma ce l'ha 400.000 euro? Sì che ce l'ho, io non ho speso ancora quei soldi, lo sanno gli inquirenti, l'abbiamo dichiarato, erano soldi che io avevo percepito per preparare la prossima campagna elettorale e che sono ancora a disposizione, che andavano poi rendicontati quando spesi. È evidente, questo è difficile da spiegare, che somme come quelle che abbiamo avuto a disposizione noi, non era necessario spenderle in periodi elettorali che non erano al clou della vicenda, era una previsione di spesa nei confronti in particolare della prossima campagna elettorale. Si è arricchito con la politica, perché io non sono un moralista, guardi, e non la penso sempre come Telese, per esempio sulle feste, secondo me uno è libero di farle con i propri soldi quando vuole, sì, ma il tema non moralistico che le pongo è questo. Lei c'ha 900.000 euro di mutui, e che è legittimo, lei può comprare tutte le case che vuole, c'ha 400.000 euro per poterli restituire, esatto, anche se non rubati, e la mia domanda è molto semplice, lei si è arricchito con la politica? Però in questo così sottolinea il fatto che io quei soldi che ho percepito per l'attività politico non li ho usati per pagare i mutui. Lui perché sarebbe avuto, semplice. Posso dire una cosa? Sarebbe stato semplice con quei soldi pagare dei mutui. Invece io ho sempre tenuto distinto quello che avete appena detto. Quindi la mia gestione personale in quel modo, l'altra fatta in forme previste dalla legge, ma che poi, come è stato già per il 2010 e 2011, già rendicontata alla Regione, che poi in previsione delle elezioni alla Camera, dove forse potevo essere candidato, forse no, o comunque c'era una campagna di partito da fare, avevo provveduto a utilizzare o a preparare le somme che mi erano per legge state messe in dotazione. Temo che 400.000 erano troppi per spendere alle elezioni alla Camera. Guardi, questo sicuramente, però poi se vuole le spiego il meccanismo con il quale io faccio anche le elezioni regionali. No, aspetti un attimo, scusi per me, che stiamo un po' raccontando. Allora, esattamente 20 anni fa, il vecchio Movimento Sociale, che era avversato da molti, ma rispettato almeno per una cosa, l'onestà, la gestione integerrima, sì, ecco. Pensi che cos'era Carlo Tassi che girava con la camicia nera e diceva non ho preso un nigrino, pensi cos'erano le manifestazioni abbiamo le mani pulite, pensi quella manifestazione in cui c'era forse anche lei davanti alla Camera, arrendetevi, siete circondati. C'era lei davanti alla Camera, arrendetevi, siete circondati. Lei era davanti alla Camera. C'erano le mani pulite, sì. Non sente che questa tradizione che aveva in questo principio dell'onestà ideologica ma assolutamente intransigente sia stata assolutamente tradita dallo spettacolo che vediamo in questi giorni? Cioè voi non avete dato una delusione ai militanti dell'ex PC, voi avete distrutto la dignità di persone che avevano una storia anche controcorrente, anche pagando dei prezzi umani enormi. Se per questo penso che altri personaggi del mio partito abbiano avuto questa responsabilità, non chi? Tanto io. Qui si fanno solo nomi. A partire dal mio ex presidente, quindi Fini, penso abbia già provveduto prima di me. Dirlo, sono l'esario politico. Però, voglio dire, da questo punto di vista io ritengo che rispetto a quella storia, rispetto a quella capacità politica era fatta di poche risorse e di molta militanza, beh oggi non solo Fiorito, non solo il Consiglio regionale, ma tutta la politica si è cambiata in maniera mostruosa. Cioè non si può più competere, lei dice. Non si può più competere, lei, oggi lei non troverà più un militante che ti affigge un manifesto gratuitamente, come ho fatto io per tantissimi anni, non troverà più una persona che viene alla sera in sezione, che disinteressatamente svolge un'attività di partito legata a un'ideologia come era all'epoca, oggi troverà tutto un sistema politico militarizzato
economicamente, per il quale per competere ognuno deve avere le proprie risorse. Però questo è un po' come il doping. Questo di certo non l'ho inventato io, lei sente... e di certo non l'ho fatto diventare ipertrofico io. Aspetta un attimo, le faccio questa domanda, ma una risposta seria e non banale. Lei sente di aver tradito gli ideali della sua giovinezza, cioè quello che ripeteva dentro di sé come un giuramento quando andava ad attaccare credo i manifesti di no, perché gratis. Nessuno di voi è andato ad analizzare poi i frutti della mia attività politica. Voi vi siete incentrati su questa necessità oggi processuale e politica. Ma io da quando ho 14 anni faccio politica, ho fatto prima il sindaco, poi il consigliere provinciale, poi due volte il consigliere regionale, ho prodotto sul mio territorio, soprattutto nella mia città, tantissimi frutti che sono visibili a tutti. Beh, di quella produzione amministrativa che è superiore a tantissimi altri in questa regione, soprattutto che è una produzione positiva e apprezzata con migliaia di voti dai cittadini, beh, di quello vado orgoglioso. 24.000, fosse... l'esatto, e miste preferenze, perché poi bisogna anche 24.000, non l'ha conosciuto nessuno, 25.000 preferenze, 27.700. Di quelle 27.000 preferenze, secondo lei, quante ne ha perse in questo, dopo questo scandalo? Guarda, giudicare dalla vicinanza degli amici e delle persone che hanno fatto politica con me, nessuno. Si può dire che c'è un modello, scusi la battuta, ciociaro, cioè un po' clientelare, di amicizie, di pranzi, di rapporti? Questo lo dice perché non mi conosce. No, glielo chiedo, perché non glielo dico, lo chiedo. Diciamo, io ho un modello completamente opposto, anzi mi si è sempre accusato di essere distaccato in alcune occasioni. È un modello in cui ho sempre coinvolto le persone per la capacità di lavorare su dei progetti e di avere la capacità di arrivare a determinati compimenti, che di certo ha avuto anche uno sviluppo economico nel tempo, perché noi viviamo in collegi di 500.000 persone, quindi rispetto ai nostri paracadutati alla Camera abbiamo esigenze e capacità di sviluppo sul territorio diversi. Ma da questo punto di vista io non credo che ci sia un modello sociale, né orgoglioso perfettamente della mia provenienza, credo di aver nulla di negativo in quella parola che lei ha detto. No, ma non c'era nessuna accezione negativa, era soltanto ai clienti di Cicerone, ad Andreotti, pensavo. Sullo stile di vita. Non credo di essere arrivato a quel livello di potere. Lei ha una villa abusiva al Circeo. Ma questo è completamente falso, vede? Una concessione di se vuole l'accompagno insieme alle telecamere. Adesso le spiego. È stata mai concessa questa concessione? Guardi, io ho comprato al gennaio di quest'anno una casa per svolgere le mie vacanze, che in genere prima non facevo nel Lazio. Una casa trovo meravigliosa per la bellezza della Punta zona. Rossa, 160 metri quadri. Ma è proprio, guardi, lei è fuori proprio. È una casa di 70 metri quadrati. E tra l'altro, qualche giornale, tipo Il Messaggero, ha pubblicato la cartina: è una stanza, un bagno, una cucina e un piccolo salone. Con un giardino di circa 200, completamente distrutto, completamente rimettere a posto. Nel seminterrato c'è un piccolo pezzo che è un condono del 1985, costruito 85, nel 70. Ho capito, ma io ero nato nel 71, io non è che ho fatto un abuso a 14 anni andando in casa di un altro. L'ho comprato con una piccola parte che era già oggetto di un condono del 1985, che è un seminterrato. Quindi non ho né fatto lavori, né fatto abusi, né pagato in maniera oscena, perché c'è un mutuo acceso di 500.000 euro presso la Banca Popolare del Lazio, quindi non l'ho né presa dai soldi del partito, né comprata con i soldi di altri, né fatta come tutte le persone guadagnano 10, 15, quasi 1.000 euro al mese, più tutti gli emolumenti che avete visto avere a disposizione. L'ho fatta nemmeno mischiandola con quella gestione. E che anche la casa via Margutta è una leggenda. Guardi, metropolitana, la casa via non è una che lei ha preso mentre era nella commissione, proprio... che vigila su quell'ente. Ma questo è sbagliato, questo è sbagliato, guardi, è sbagliato, perché non tutto so chi le dà le informazioni. Certo che è sbagliato, glielo dimostro, perché ma siamo qui per la casa via Margutta è un bando questo. Pubblico che ha avuto 4 svolgimenti: primo bando, secondo bando, terzo bando. Io al quarto bando ho fatto l'offerta più alta e me la sono aggiudicata. 4.000 euro al mese. È una casa che nella disponibilità di quell'IPAB passa da 290 euro di affitto a circa 4.000 che ne pagherò io. Quindi un guadagno straordinario per l'ente, alla quale una delle concorrenti mi ha fatto anche ricorso, perché ero consigliere regionale per il motivo che dice lei, e io ho vinto un ricorso al TAR per questo motivo. Mi dispiace che sia stato cacciato, o almeno l'annuncio di una punizione per il commissario, perché non sapeva che avevo partecipato. Non ha avuto nessun ruolo in questo e è stato un atto di trasparenza straordinaria. Ma perché è stato presa con bando pubblico. Perché l'ho convinta non andate di questo, sul vuole che le porto le carte. Perché la domanda è, perché visto che poi non perché è... lei ha delle fonti sbagliate. No, ho le fonti di quello che leggo sui giornali e di solito... Però i giornali non stanno scrivendo cose giuste. Se scrivono cose sbagliate... Non stanno scrivendo cose giuste. Ecco, però ripeto, non ho visto sue lettere di precisazione, quindi prendo questi dati per se dovessi precisare per una cosa piccola come questa... Ma le faccio una domanda. Lei ha un tenore di vita da nababbo. Ha 5 case... Va bene.
legga le interviste. Va bene, lei può dire di no. Il portiere mi ha detto no. Sono dirti. Ma le chiedo una cosa, quella non è casa mia. Una cosa di correttezza. Certo, non è casa mia. Assolutamente no. Va bene, una cosa di correttezza. Le fonti sono sbagliate. Questa non è assolutamente casa mia, che è una casa distrutta, che ha bisogno di lavori, che è inabitabile. Sono tutte distrutte. Lei compra solo case distrutte. No, ma è straordinario. Lei compra solo topaie. Lei vuole la verità o vuole avere ragione? Voglio la verità, però le chiedo. No, venga con me, le faccio vedere la casa. Noi, abitata da una signora 90 anni, è in questo momento distrutta e inabitabile. Nemmeno questa discussione. Ne è convinto o non ne è convinto? Allora glielo dico, perché di cosa non sono convinto glielo dico ora. Noi non faremo nemmeno questa discussione se lei, anziché prendere una casa di un ente, cosa a cui i comuni mortali non riescono a accedere mai, non visto vero, che lei dice che sta vero, sul mercato, prendesse pubblica, una casa da un privato. Ma lei rimasto, perché deve, perché lei era rimasto, o no in una commissione della regione che vigilava su quell'ente? Ma sono io intervisto lei o lei me? Io che intervisto. Allora se faccio rispondere. Lei è rimasto agli affitti di favore degli anni 80 e degli anni 90. Beh, io orgogliosamente oggi verso quasi 4.000 euro di emolumenti e di affitto a un'associazione che tra l'altro un IPAB che fa un lavoro straordinario per i ciechi. Ho fatto guadagnare 4.700 euro a quell'ente al mese. Ma in quelle case non c'entrano i comuni mortali. Lei è quello qui. Centrate solo caso. Voi. Non è vero, non ci è vero. C'è una densità di politici. Ma lei perché di non ha partecipato al bando? Stava su internet. Io non ci vado al bando perché glielo dico. Poteva partecipare perché o no? Perché non sono mai entrato poteva nelle case della casta. Ma lei poteva partecipare o no? Io voglio capire una cosa però, scusi. Lei poteva partecipare come Fiorito. Forse potevo, ma non abbiamo, nelle persone normali non entrano mai. È partito dalla notizia sbagliata e da questo ne vuole trarre una conclusione. Lei perché va in una casa di un ente? Me lo spieghi? Perché è bellissimo. È il posto meraviglioso. Allora, voi non dovete che adesso andare... è distrutta. Io ma credo nella che... mia ottica era una casa che poteva una essere casa bella. Bellissima distrutta, quell'altra è una topaia. Siete così mi generosi scusi, ma io che prendete case distrutte. Per prendere quella casa. Ho fatto un'illegalità. Lei prende... l'ho pagata con soldi. Io ho letto altri. Una sua dichiarazione. Ho fatto non pubblicamente. Ho letto una qual sua dichiarazione. Lei qual è l'accusa che mi rivolge? Io dico che ho letto una bella sua la casa, dichiarazione la bella. Che il suo stipendio lei lo portava a 30.000 euro al mese. Ma e non è anche vero, questo vede, è inventato lei, allora, con le indennità allora, è una balla? Io da bambino facevo però, per divertimento il giornalista. Ci faccia dobbiamo... capire aspetta, questa cosa qua aspetta. Però. Leggeva Topolino a 3 anni perché era o noi vediamo se le fonti sono esatte o meno, altrimenti faremo una dichiarazione solo balle sbagliata. Sono scritte su di lei. Su quella la casa quello che abbiamo avuto non è quella la casa in questione e non è vero che sia stata fatta con nessun tipo di favoreggiamento particolare perché un bando pubblico ma avuto chiesto, ora addirittura è vero o no sedute. Che guadagnava 30.000 euro l'ha detto lei ai magistrati ma non l'ho detto io ai magistrati l'ha detto lei ai magistrati lei su sbaglia, e questa è una cosa vera sera in un'altra trasmissione vabbè, televisiva vabbè. Allora quindi questo trasmissione sì, televisiva mi dispiace che lei tragga poi, fonte da un'altra trasmissione concorrente no ma Fiorito il tema è questo il tema scusi adesso lasciamo io perdere io ho fatto qualcosa illegale in questo caso no ma cerchiamo di capire però ma scusi abusare dei fondi regionali è una cosa legale adesso lei sta cercando di mettere in confusione io voglio capire una cosa è un'accusa che non è reale io ho partecipato a un bando pubblico, lo pago lo stipendio. Lei gestiva più bonifici di una banca. Ma questa è un'altra era questione. Era una specie di istituto di credito. Luca, ma stiamo finendo una cosa seria. Poi arrabbiato, arrabbiato perché la notizia non è vera. Però, no, è tutto vero. Non attacchi solo perché le rispondo. No, io non le attacco solo perché rispondo. Io le dico, lei è andata in una casa di un ente. Non sono ancora andato, ancora non svolgiamo i lavori. L'ha affittata di un ente e dice che è distrutta in uno dei posti più belli di Roma. Così, con una tale densità di politici che probabilmente sembra il transatlantico quando ci non sembra. Non so, c'è qualche sarete altro politico tutti lì. Voi che entrate. Sì, pieno. Io non conosco nessuno. Sai, io ho iniziato a scrivere su quelle case dei ciechi bene. Che finiscono alla però casta. Però ha scritto che i prezzi erano dei prezzi ridicoli. E sa chi faceva delle denunce su lei quella palazzina che io conosco? Ha scritto che i prezzi erano Teodoro uguali a quelli Buontempo, che ho pagato io. Teodoro Buontempo vabbè. Mi portò in quella casa a vedere diciamo, che schifo che c'entravano però, i politici. Luca, con gli affitti allora io che schifo ho fatto in questo caso. Pagando l'affitto 4.000 euro. No, io sto dicendo. Perché mi coinvolge con gente che sta a 200 euro in affitto? Allora, quanto guadagnava? Tra 200 euro e 4.000 ci sarà una differenza, no? Quanto guadagnava al mese? Ci dica la sua verità. Io la stimo, ma lei no, non mi stimi. Mi dica la verità. Quanto guadagnava? Secondo lei, lo dico ora agli spettatori. Se vuole io le faccio un quadro di quello che ho già dichiarato anche a chi di dovere. No, noi non guadagniamo 30.000, noi guadagniamo circa 13.000 euro al mese come stipendio. Tutti i consiglieri, 13.000 certo, euro. Tutti poi equiparati ai parlamentari. Fatemi finire. Poi dopo cosa c'è oltre a questi 13.000 euro? Io guadagno io, non Fiorito, un centesimo Fiorito, più degli altri. Se no non capiamo niente. No, 13.000, sei incattivito su lasci questa cosa perdere però, risposto, Fiorito, faccia capire anche noi. 13.000 è lo stipendio normale dei consiglieri. Esatto. Poi mi sembra di capire che tutti i consiglieri non sono solo consiglieri nel Lazio. No. C'hanno qualcos'altro. Beh, quello che ho detto è comprensivo, anzi, di quasi tutti i ruoli che abbiamo già descritto. E cioè, quanto si arriva sostanzialmente? Sempre quella cifra, perché quasi tutti sono presidenti o vicepresidenti. Quale?
tra gli 8 e 9 mila euro lo stipendio e 4.190 diversamente diretti sul conto corrente per quel famoso rimborso eletti elettori. Quindi sono 13.000? Circa 13.000, quasi tutti, 12, oltre, 13, oltre dipende dalle incarichi. Io ho letto una ricostruzione, può essere sbagliata, per cui lei arrivava a 50.000 euro netti al mese. È sbagliata? Non è, no, certo, non è uno stipendio, era, è sbagliata. Va bene, gli prendeva 30.000, no, se stipendio non prendeva. No, no, non li prendevi. Ma non l'ho detto io, facciamo, io mi ricorderò quello capire che dico. Che cosa sono qui presente fisicamente, sono coevo e lei mi può interrogare. No, ce lo dica, ce lo dica. Le sto dicendo che quello è lo stipendio, il resto erano emolumenti che noi avevamo a disposizione per l'attività politica, quindi non uno stipendio. Bene, quanto ma era, quanto ammontava? Facciamo il sulla, guardi, suo conto della spesa. Per tutto il gruppo erano 6 milioni di euro in due anni, ecco, di gestione. Lei quanto prendeva di questi emolumenti? Io prendevo, oltre a quella quota che ho appena detto, due quote in più rispetto alla distribuzione, perfetto, interna, perché di, avevo due incarichi. Di quanto? Di altri 8.000 euro. Ecco, ma non, siamo non 12, di stipendio, le avevo per spenderli, sì, per attività politica. Per spenderli, facevo anche benzina al SUV con quei soldi, no, quindi come no? E questo lo dicono i magistrati. Se vuole glielo spiego, sì, i magistrati, ecco, allora hanno parlato con lei di questa, questa cosa. Lei ha parlato con i magistrati, ho parlato di questa cosa. In sogno li ho quindi avuti. Mi accusano di aver messo benzina al SUV. Scusatemi, però quindi da 13 siamo arrivati, più 8, Fiorito, più 8 siamo a 21. Lasci perdere la... subito in confusione, che devo fare? Fermo Fiorito, perché se buttiamo in confusione non capiamo niente. 13, più 8 siamo a 21. Io le faccio, esatto, una domanda banale, banale. Sì, questo atteggiamento di utilizzare 8.000 euro per, avveniva parte, in tutti i gruppi o era soltanto una scelta del gruppo, sì, del PDL? Assolutamente sì, tutti nella stessa misura. I 6 milioni che ha preso il PDL in due anni sono divisi proporzionalmente tra tutti. Quindi tutti i gruppi avevano, certo, a disposizione. Per fortuna altri, che lei l'ha capito, perché se no. No, non è che l'ho capito. Voglio capire, vogliamo capire. Non è che stiamo facendo un processo qua con Telese. Vogliamo capire. È evidente quello... che la somma di quello che abbiamo detto, intanto, non, scusi, è compresa in quei, allora, soldi che avevamo il partito. Allora, e poi non fa 6 milioni 13 mila euro per benissimo due anni. L'obiezione, no, che le facciamo, sì, come le fanno tutti quanti, è che gli 8.000 li chiami come vuole, sì, li chiami anche Geppetto, in realtà non venivano usati in maniera molto disinvolta dal gruppo PDL. Non è perché così, venivano non dal sottoscritto. Mi fate finire, perché posso, capito, sbagliare, Tormina, non dal sottoscritto. Le faccio, ecco, sì, lei però, mi faccia dire come stanno poi in realtà, dico, le cose. Gli 8.000 venivano usati con carte di credito per convegni, vacanze, spese, 28.000 euro di spese telefoniche private, risulta? Non private, della campagna elettorale. Voglio dire, sono soldi di che quando noi paghiamo... Scusi, vede, mia madre si compra una tesserina da pensionata e se scarica 15 euro si preoccupa. Ma se non si paga il telefono in campagna elettorale... Ho capito, 28.000 euro pagati con i soldi del gruppo. Ma allora che cosa ci dobbiamo pagare? 28.000 euro con i soldi del gruppo, 28.000 euro di spese di soldi intestati al partito. Ma vi rendete conto che sono soldi? Che sono, vi volete rendere conto? Mi faccio rendere il qualunquismo. Se non pago il telefono per la campagna elettorale, che cosa paga un'azienda politica? Ma volete rendere conto? Ma che sono i miei, secondo lei? Lei non ha capito che io pago per tutto quanto il gruppo e per tutto quanto il gruppo. Cioè, erano per tutti questi 28.000 euro. Lei è informato male. Vi volete rendere conto di una cosa? Sentiamo Taormina, per favore, un attimo. Ma veramente l'hanno informato male. Vi dovete rendere conto di una cosa? Che tutte queste voci, qualunque sia la cifra, qualunque sia l'entità, sì, e sono tutte voci e tutte cifre autorizzate. Perfetto. Da chi? E tutte, adesso glielo dico. Dal gruppo, allora, di cui faceva parte. No, assolutamente no. 10 allora, carte di credito anonime caricate un 188 mila euro. Ce n'è una che ho consegnato allora, ai giudici. Ne fate dire 10 o no? Telesimo, ma anche 100, è uguale, la stessa cosa. No, non è vero, ma non è così. Professor. Ma non è questo il punto. Allora, innanzitutto, sì, volevo dire una cosa rispetto all'osservazione del fatto dei 400 mila euro che Fiorito sarebbe disposto a riconsegnare. Sì. Allora, intanto, per cominciare, noi non abbiamo fatto mai nessuna cifra. A noi l'idea è venuta nel momento in cui la Polverini, ascoltavamo insieme, sì, le dichiarazioni della Polverini, abbiamo detto, sapete che c'è di nuovo? Noi mettiamo a disposizione quello che risulta in qualche modo contestabile o comunque eccessivo rispetto a quello che è stato erogato e lo mettiamo a disposizione augurandoci che tutti gli altri 70 consiglieri regionali facciano la stessa cosa. Okay. Primo punto. Secondo punto. Il tema centrale qui di questa vicenda è esattamente, è proprio diverso da quello che è stato fino a questo momento analizzato. Che poi Fiorito debba rispondere delle sue cose, lo vedremo in che termini, beh, eccetera. Il punto centrale è questo. Noi abbiamo, per la prima volta con la Giunta Polverini, sì, abbiamo un sistema diverso da tutte le altre precedenti gestioni. Il sistema diverso è il seguente. Esiste un ufficio di presidenza che all'inizio della legislatura o comunque composto in occasione da tutti della i partiti?
sì, composto da tutti i partiti. C'era anche Fiorito. L'ufficio di presidenza del Consiglio, Consiglio regionale. Beh, e questo che fa questo ufficio di presidenza? L'ufficio di presidenza stabilisce, senza che ci sia una legge dello Stato, sì, senza che ci sia una legge regionale, senza che ci sia un principio di autonomia che in qualche modo lo consenta, stabilisce che, per esempio, 20 milioni all'anno vadano spartiti tra i gruppi. E questo è grave. Certo, ma l'ufficio di presidenza potrebbe esserci persino un'accusa di reato l'ufficio se non è stato votato in posso Consiglio dire una regionale. Cosa? Appunto, se mi fate dire, sì, il problema centrale sta proprio lì, perché il vero reato di peculato, secondo la ricostruzione che tutti quanti, sì, siamo in grado di capire, perché quelli sono soldi nostri che paghiamo con le tasse, a un certo punto un ufficio di presidenza... Il vero reato di peculato? È quello. Quale? Perché... dell'ufficio di presidenza? Certo. Quello da chi è era vero... composto? Certo. Da tutti sta dicendo partiti. Una cosa gravissima. Da tutti i partiti. Chi c'era? Da tutti, diciamo, i partiti. Tutti i consiglieri, tutti c'era i partiti. Il presidente che si chiamava Abruzzese, che l'ho saputo perché l'ho letto in questi giorni, e gli altri. Ogni partito aveva la sua rappresentanza, UDC e loro si spartivano per il gruppo? Loro dicevano all'inizio della legislatura 20 milioni li togliamo dal bilancio del Consiglio regionale e li assegniamo ai gruppi. Benissimo. Va bene? Cioè, malissimo. No, malissimo, perché sì, questo è il punto... I gruppi facevano l'origine. È una cosa molto grave. L'origine, certo, probabilmente la Polverini potrebbe querelarla stasera. Ma noi abbiamo chiesto... Ma potrebbe querelarla la Polverini stasera per diffamazione. La Polverini non c'entra niente, perché la Polverini fa parte della giunta. Però fatemi fare una domanda semplicissima. La faccio a Fiorito. Se è vero quello che dice, ed è vero sicuramente il professor Taormina, allora la lista Polverini... perché era una lista, si beccava una parte di questi 20 milioni. È logico. Infatti lei ha detto non lo sapevo. È logico. Alice, ma lei era un consigliere regionale come Fiorito, però. È logico. Lei mi sta dicendo quindi che... Come si spartivano i soldi? Quando partivano questi 20 milioni di euro spartiti fra i vari partiti, arrivavano, per esempio, il gruppo del PDL aveva 17 consiglieri, per cui venivano dati... Però la domanda che io faccio... Aspetta, perché qui è un punto importante. Con questi soldi uno può andare a fare la spesa, qui il Libero ha pubblicato le carte, le fotocopie anastatiche al supermercato Shan, ad Anagni, ad Alatri, nei centri in cui è andato e ha pagato, ha fatto la spesa con i soldi di questi gruppi. Sentiamo lui. Tanto non io, perché non ho mai detenuto la carta del gruppo, ma se si fa nottata a fare il tesseramento, a fare una riunione politica e la segretaria va a comprare tre panini perché la serata prosegue attraverso il lavoro... Tre panini con la carta di credito del gruppo? Guardi, credo che abbia trovato una spesa di 81 euro, una sull'Aurelia e una allo Shannanagli che sta a fianco alla nostra sede. Quindi presumo che se fa 80 più 80 fa 160, le mancano 6 milioni di euro all'appello. Se è quello il problema, glielo dico, se lei ritiene, professore, che stare in riunione fino a notte tarda e non andare neanche a cena e mandare la segretaria a comprare due panini, ma perché la verità è la verità, ma lei non piace per la verità. Non eravate frugali militanti che andavate a fare la spesa con... Lei ha trovato negli articoli di questi giorni. Barca ormeggiata. Lei ha trovato in questi giorni quella con che l'ha trovata nelle patatine. Cosa l'abbiamo quella trovata, è però faccia dire un leasing di 10 anni che sta solo al primo anno, quindi la barca non è mia. La barca io quando avrò finito fra 10 anni di pagarla, se lei si fosse informato, diventerà mia fra 10 anni. In questo momento, come tutti i comuni mortali, la pago. Scusi un attimo. Ma lei pensa veramente le case sono in affitto? La barca non è sua. Le due macchine le ha fatte comprare dal gruppo. Se doveva pagare qualcosa lo mette. Non ha ascoltato le mie spiegazioni. Voi usavate questi soldi pubblici, poi vedremo il rilievo penale, ma sto parlando moralmente per la storia della presenza. Voi avete usato questi soldi come un pozzo di San Patrizio. Sono soldi pagati dallo Stato. Aspettate, mi fate dare due coordinate tecniche? Sì o no? Due coordinate tecniche? Assolutamente no. Che sono queste? Perché ha pagato la barca a casa con i soldi del partito, secondo lei? Che lei usava indifferentemente i soldi. In che modo? Mi dica dei come? Del gruppo per spendere per attività se non pago il telefonino, se non pago la macchina, se non pago i convegni, se per fare attività politica il telefonino è la cosa scandalosa. Sono soldi. Non lo so, ma lei pensi un ragazzo che la deve sfidare. Pensi un ragazzo che l'azienda il telefono lo paga lei. Pensi un ragazzo che ha una posizione. Fatemi precisare una cosa, poi non è altro da dire. Siamo scivolati su questo. Sentiamo la precisazione di Taormina e poi voglio fare una domanda, però è questa che è tecnica ma è politica. Prego. Allora, come ho detto, i 20 milioni di euro... Sì, ma l'abbiamo capito, se li spartiscono i gruppi. Quando arrivano al gruppo, sì, il gruppo che cos'è? Il gruppo è un'associazione privata non riconosciuta, sì, con tanto di partita IVA, come avviene per i finanziamenti, sì, pubblici ai partiti. Così, nel momento in cui i soldi arrivano dentro al gruppo, sono soldi che perdono...
taumaturgicamente la qualità di pubblici. Dal punto di vista legale. Come vengono Luca, fatti? Luca, come vengono fatti? Sto dicendo, sì. Dal punto di vista legale. Dal punto di vista, certo. Ma questa è la difesa. Questa è la difesa perché ma non è una difesa tecnica. Volevo dire, parlavamo del 1.700.000 dedicato al gruppo parlamentare del consigliere del PDL. Perché 1.700.000? Perché in partenza nasce il contributo in proporzione di 100.000 euro a ciascun partecipante del gruppo. Per cui lei in tutta la regione Lazio, 50, 20, 40 gruppi che sono, troverà che sono arrivate somme corrispondenti a 100.000 euro per ciascun componente del gruppo. Dopodiché, e questo è l'ultimo punto che voglio dire, non esiste nella disciplina di nessun genere, regolamentare, ordinamentale e quant'altro, la finalizzazione precisa di questo denaro. E non esiste un obbligo di restituzione di quello benissimo. Che non è stato utilizzato. Questa è l'ira di Dio. Luca, scusatemi, io voglio fare una domanda molto semplice, ma semplicissima, caro Tormina e Fiorito. Cioè, il gruppo del PD, il gruppo della Polverini e il gruppo dei radicali, ci metto perché tutti. L'unica... Bene, chi ricevono questi finanziamenti? Anche i gruppi monocratici. I Verdi, tutti. E il PD, e tutti nelle stesse condizioni. Mi fate fare la domanda. Sì. La domanda è la seguente, caro Fiorito. Lei pensa di essere vittima di un complotto? Oppure il SUV? Lasci perdere che... Dal SUV così non me la dite no, più. No, ma non entri nel dettaglio. Il fatto che soltanto i 100.000 moltiplicati 17 del PDL sembrano spesi in maniera un po' allegra, è perché all'interno del PDL c'è stato un problema, perché io guardi, li conosco i giornali all'interno e di tutti siccome gruppi, se ci fosse stato nel PD e nella lista Polverini all'interno all'interno di tutti i gruppi avvengono esattamente le stesse cose. I giornalisti non fanno, non c'hanno i pari occhi, abbiamo chiesto, cercano e abbiamo cercando le carte del PD, che non le trovano, sui sembra gruppi. Che il marcio, scusatemi, sia e invece non è così. Ma come non è così? No, è dappertutto allo stesso modo. Va bene, voglio sapere di tutto. Per la ragione fondamentale che abbiamo detto prima, che l'illiceità è alla base. Ma lasci perdere quell'aspetto. Seconda cosa, l'utilizzazione delle somme è regolata. Ma avete visto, ieri c'era un'intervista di Montino. Ma anche il PD c'è 1.500.000, Montino, ma non sono uscite Montino le carte di credito del PD. Montino è PD. Sì. Montino è PD. Che ha detto ieri in una intervista? Ha detto, guardate, a noi i soldi ci arrivavano e li abbiamo utilizzati. Non abbiamo mai fatto parte del momento decisivo dell'assegnazione delle tutti. Somme. Ma stiamo parlando però, visto che qui c'è Fiorito, e gli stiamo dicendo, al di là dei rilievi giudiziari, di cui noi interessa poco, lei sarà condannato, finirà in galera, non ci finirà, riuscirà a farla franca, non lo so. Il problema politico... No, il problema politico è che lei, che era... No, le sto dicendo il problema politico, è tutto il problema politico della sua vita è che lei, che ha 14 anni, era un militante... Ed era un militante, le credo, disinteressato, che andava in giro dicendo mani pulite, è finito a gestire una mangiatoia di denaro senza controllo alcuno, come tutti, in cui lei ha detto al mio collega davo 300.000 euro, anche questo è inventato. Ho dato 300.000 euro. Si è preso 300.000 euro, è diverso. No, ha detto a Battistoni, ho dato 300.000 euro. Ma se l'è presi, non è che gli l'ha dati lui, se l'è presi dal suo plafond. Dobbiamo fermarci. Per le cose previste dalla legge, come tutti i consiglieri. Tutti ci hanno avuto la stessa quota. Ma lei che cosa pensava quando a Battistoni doveva dare 300.000 euro? Le spese di Battistoni? L'ho viste in questi giorni e le ho denunciate. Il 18 di luglio esattamente, con una lettera che... Alla Polverini? Non alla Polverini, ho denunciato al Presidente del Consiglio e ai colleghi. E poi l'ho messa per conoscenza lettera, la Polverini, ma non so nemmeno se l'abbia letta. Visto che ne ha parlato, questo è un passaggio importantissimo. La Polverini ha detto... prima. Una sola cosa, perché questo è importante. Molto la Polverini oggi, ha detto... Non mi vuoi far rispondere a quello che hai detto. La Polverini ha detto, io questa lettera nemmeno l'ho vista. Le sembra possibile? Ecco, questo non l'ho sentito. E ti distrai? Sì, perché... Lei ha detto, questo particolare lettera che è cruciale, ci hanno aperto tutti i giornali, almeno su questo non discutiamo. Vai Luca, la domanda. Ho scritto in una lettera, com'era il sistema? L'ho mandata al Consiglio del sistema, che c'erano delle spese di controllo. Come funziona? La Polverini ha detto, io questa lettera nemmeno l'ho vista. Le pare possibile? Sì, mi pare possibile. Il Presidente della Regione mica apre personalmente tutte le lettere. Questo e non vede... Non lo posso sapere. Pre-pubblicitario, purtroppo. Ma non mi ha fatto rispondere. No, risponde ora.
Allora, di nuovo in studio, una puntata un po' accesa. Abbiamo Fiorito che sono si difende. Sono puntate vere. E certo che sono vere, anche se noi due siamo un po' nervosetti questa sera. Sì, però dovete cercare io, di capire. Io, Fiorito, devo bene. Capire da lei. Se volete faccio da moderatore. No, stia buono, Fiorito, un attimo. Io voglio capire da lei per quale motivo al mondo tutto questo porcilaio è uscito soltanto nel gruppo di cui lui lei prendo, è stato presidente. Le prendo un minuto, ma le racconto la vicenda da cui no, parte no, questa. No, è secco. L'impressione secco. Che noi perché abbiamo è che questa roba avvenisse. Per una vendetta politica, un mio collega dal nome Battistoni è andato a segnalare queste cose per mettermi in cattiva luce dopo che ero stato. E certo, lei non la sa la sì, stato vicenda. No, questo lo so, ma dico, lei allora, mi un sarò killeraggio. Telegrafico. Sì. Il giorno 18 io scrivo una lettera a tutti i consiglieri, che è quella a cui ho fatto riferimento della Polverini, solo per conoscenza, nella quale vi fornirò il testo, dico che le spese sono fuori controllo e alcune sono senza giustificazione. Perché lei già sapeva che l'avevano fatto fuori da perché capogruppo? No, assolutamente no, perché non mi hanno mai fatto prima, fuori da capogruppo. Da lì lei si è svegliato una mattina e ha detto con la Smart... Dopo che abbiamo avuto discussioni con la Nobili, Battistoni, che avevano chiamato il vice coordinatore regionale, il quale mi aveva sottoposto questo caso. Io mi sono arrabbiato, gli ho risposto male, gli ho mandato le spese e la lettera con la quale cioè, questi consiglieri... Tutti noi facciamo non gli affari tutti noi nostri. Facciamo, alcuni le fanno molto peggio degli altri. Ma cosa fanno? Cosa fanno di molto peggio? Ma molti li ha trovati citati, diciamo le feste viste da Maiale, 150.000 euro la stessa. Ma le feste da Maiale se le diciamo pagate quei soldi suoi dei romani? Dice lei. Ma dire? Lo dice lei? Ma chi l'ha detto? Scusa Nicola, dire una cosa importantissima. Fatemi rispondere a questa domanda. No, faccio rispondere a questa domanda. Perché devo difendere De Romani. Lei ha detto, lo dice lei. Lei è amico di De Romani? No, è assente. Lei ha detto, lo dice lei, quindi lei sospetta che quella festa con i maiali da 75.000 euro sia stata pagata con soldi 20.000 dalla politica. Vengono dalla politica i soldi. Vada a controllare i bilanci di un'associazione che si chiama Amici dei Giovani del PPE e veda come hanno speso i soldi. Ma quella è un'associazione. Cioè vengono dall'acqua i soldi? Io non so, vengono. Io sicuramente ho finanziato un'associazione. Che attività fa? La vado a controllare. Un'associazione civetta. Visto che è così bravo a vedere le mie le cose e non giro, si è andata lo giro, vuol dire che era un'associazione civetta con cui De Romani si incassava i soldi. No, io questo non lo so. Io questo pensavo fosse l'Associazione Europea dei Giovani del PPE, però. Guardi, ora ci squilla il telefono. Sono... Lei è sicuro di quello che sta dicendo? Sì. Ci chiamerà De Romani? Ma non lo so, lo salutiamo. Però scusi, di sicuro non sto dicendo una cosa fuori luogo. Quindi questo lei può ha essere sospetto. Sicuro. Aspetta, traduciamo in italiano. Lei ha il sospetto. Io queste cose l'ho già segnalate. Sì, no, ma lo stiamo dicendo non io. Non ne parlo nei dettagli perché l'ho segnalate agli inquirenti. Però stiamo spiegando. Alla base della mia segnalazione c'era una serie di spese per le quali non c'era né una giustificazione effettiva né le ritenevo attinenti alle spese del gruppo. Da questo poi il giorno 18 l'ho segnalato, il 24 senza una riunione successiva arriva una lettera solo di 9 componenti, quasi tutti quelli che abbiamo citato, che dice al Presidente del Consiglio che mi hanno senza riunione, senza altro sfiduciato. Questa lettera arriva alle ore 12:40 in Consiglio regionale e viene solo registrata il giorno dopo, cioè il 25, dal capo del servizio aula, però alle 12:40 arriva la lettera, alle 13:21 illegittimamente il capogruppo nuovo Battistoni, oggi defenestrato, è la migliore risposta alla mia innocenza perché anche il partito gli ha detto di andarsene proprio per quello che aveva fatto. Da questo punto di vista 20 minuti dopo sta già in banca, prende alle ore 13:21 il conto corrente completo, che è quello che gira oggi nei giornali, lo va a distribuire ai dirigenti politici dopo che ero stato tolto da capogruppo e su quello fonda l'attacco contro di me. Lei ha detto di eliminando Battistoni, una no, scusa, questa è eliminando pure una parte dove c'è i ripagamenti suoi, questa è la verità. Lei ha detto, ho un'intera stanza piena di ricevute dei finti manifesti di Battistoni. No. Io ho detto un'intera stanza piena di ricevute che ho consegnato alla Procura della Repubblica. Sì, ma spese di Battistoni che secondo Battistoni lei erano... Tanto su un'altra rete ieri ci siamo fatti. Di tutti i componenti del gruppo. Conferma le cene, non da 6.000 per 120 persone, in locali potevano contenere 40. Esatto. È quello, io l'ho consegnato. In media costano 3.500, 4.000 euro a cena. C'è la possibilità di aprire un sito internet in diretta? Ecco, se mi mandano una fattura nella quale tra del ristorante Pepe Nero, le faccio il nome, sarà di persone squisite, non so, non ci sono mai stato. Però prendo il sito e dice coperti 40 posti, li chiamo e mi confermano che c'è 40 posti. E tutte le fatture vanno da 60 a oltre 100 posti, per spese da 6.000 a 7.000. Le verrà il sospetto che un ristorante da 40 posti non ne può contenere 100 nella stessa verifica? Sera? Il 18, lo scrivo il 18 luglio. Luglio. Ma no, sul Pepe Nero la fa il 18. I giorni precedenti. Ma lei si sveglia il 18 per fare sta verifica. Perché, dopo... Te le spiego perché? Perché poi che mi chiama il partito, dice che i consiglieri non ricevono i soldi.
soldi, io vado a controllare e scopro che non solo li ricevono, ma li ricevono anche con modalità che ho trovato assurde. A quel punto io stesso mi preoccupo di scriverlo al partito e a tutti i colleghi dicendo che non era più tollerabile, e la risposta è che mi fanno fuori. Lei dice, perché se voi non capite questa vicenda non arriviamo nemmeno alla vicenda attuale. Però le voglio chiedere una cosa, Fiorito. Lei è un politico è abituato a conoscere le persone, a conoscere le cose, a intuire. Ma io non lo volevo fare il capogruppo, lo vogliamo dire stasera che io dovevo fare l'assessore all'agricoltura, perché non hanno qualche amico non è stato capace di presentare la lista, ma hanno sbattuto a fare il capogruppo di bambini che non c'hanno nessuna avversità con la politica. Diciamo che non c'hanno questi bambini. Perché questi sono persone che non hanno una storia politica come la mia. Hanno preso le prime cose che dovevano fare e l'hanno trovata. Se lei prende la Nobili, che ha fatto 150.000 euro in 2 anni alla stessa associazione, per manifestazioni che poi si tenevano nella sala comunale senza costo, senza e poi trovo che ci sono 3.000 euro di sala, e sicuro il comune non l'ha pagata come hanno denunciato i consiglieri del PD, ma mi preoccuperò di dire che non è vero, perché mai il legale responsabile sono io. Caro Fiorito, quando le ho viste? Ma quando lei prima non le vedeva. Allora torniamo un passo indietro. No, aspetti, le carte magari non le ho viste. Confesso, Nicola, il gruppo funziona così. Vuoi sapere come funziona il gruppo? Ti dico come funziona il gruppo. C'è il capo di segreteria che c'è il conto in banca. Non ce l'ho mai avuto io. Ognuno c'ha una cartella e una concorrenza di soldi che è stabilita dal bilancio. Va il consigliere e dice: io ho speso 20.000 euro per una cena, me la rimborsi? Sì, rimborsa. Io non vado a scartabellare le manifestazioni. Perfetto, degli le chiedo altri. Una sarebbe cosa. Da impazzire, non sei casse di cose. È chiaro questo punto. Allora io sono legalmente responsabile anche degli altri, ma non ho fatto io quelle spese che vengono in era una oggi. Segretaria, però le chiedo questo, lei fa politica da una vita, è abituato a conoscere le persone, lei ha denunciato intere classi dirigenti di mascalzoni e imbroglioni. Ora lei, anche prima di scoprire, come dice Nicola, il 17 luglio con una folgorazione e tutto questo, lei non intuiva... 18. Il 18, lei non intuiva non che roba. La vita di queste persone è al di sopra dei propri mezzi. Lei magari non aveva la ricevuta delle 1200 euro per cravatta di cashmere. Guardi. Lei non sapeva che davano lo champagne. Ma secondo lei la segretaria mai le ha detto: guarda, che questa ricevuta è sospetta? Bravo. Prima è chiara la domanda: 800 euro di champagne, un gruppo che è attività politica. Sì, per vista, quando l'ho vista, l'ho scritto io proprio su quelle fatture. Ho scritto una lettera specifica. Va bene, mettiamo lei non abbia visto quella fattura, però ma se vuole questi suoi compagni di partito non le risposta. Sì, ma le chiedo: questi suoi compagni di partito. Non mi questi fai suoi compagni di partito non le sembravano un pochino, diciamo, fuori controllo? È chiarissima. Allora, la risposta è chiara altrettanto. Speriamo. Non lo sentivo solo per il mio gruppo, ma lo sentivo per tutto il Consiglio regionale. Cioè? Che questa, le spese sono identiche per tutti. Era e un tutti sistema. Le utilizzavano in una maniera che ritenevano era un ma lei sta dicendo che anche negli altri gruppi avveniva la stessa tutti, cosa? No, non lo so come lo spendono perché i bilanci non le vedo, appunto, ma quasi tutti i gruppi hanno la macchina, quasi tutti i gruppi hanno i telefoni, quasi tutti i gruppi hanno i viaggi, le spese, i convegni e le cene. Molti l'hanno messo online, le vedrete, e erano le voci che ci venivano indirizzate dalla segreteria regionale già con un preformato nel quale c'è scritto spese per viaggi, spese per alberghi, spese per... che sono spese, cioè, scrivendolo in quel momento che uno ritiene che siano legittime. Lei pensava di essere in mezzo a un gruppo di persone oneste? Sì. Ciccamente? Sì. Sì? Prima, all'inizio, sicuramente sì. E ora? E ora assolutamente no, soprattutto per pochi membri di quello. In particolare il sopraccitato Battistoni, perché io non ho mai visto una persona che, essendo collega di un altro, va per soli fini politici di nuocere al sottoscritto, addirittura in banca e alla Banca d'Italia, a denunciare il conto corrente dello stesso gruppo nel quale lui stesso aveva attinto per spese che abbiamo già dimostrato assurde. Beh, allora lì come si fa a stimare qualcuno, e soprattutto come si fa a non pensare che fosse in malafede, e soprattutto come si fa a non pensare che dietro la prima vicenda politica, quella del mio sostituzione come capogruppo, c'era anche una vicenda più violenta, che era quella giudiziaria, che doveva servire da una parte a distogliere da altri casi e dall'altra a giustificare quella follia che era stata fatta. Ma quali sono gli altri casi, Fiorito? Quali sono? Voi siete il caso. Guardi, io non so se sono l'unico indagato in questa storia. Questo è il caso. L'ho letto dai giornali, forse caso, magari perché... non sono l'unico. Scusa. No, che vuol dire questa cosa? Che lei pensa non che ci sia qualche altro indagato? Beh, di certo, se io ricevo dei soldi, qualcuno me li dà. Di certo, se io li ricevo come gli altri li usano come allo stesso modo. Le chiedo una cosa su De Romanis, che è un personaggio. Ma non lo voglio personalizzare, guardi, ma le chiedo ragazzo... una cosa. Secondo lei, quella festa, cioè quello sfarzo, queste immagini che hanno scosso gli italiani, a cosa serviva? Non lo so, io non ci sono stato. È l'unico che non serviva c'è. Niente, ho capito, sono l'unico che non c'è stato. Una festa privata, stato. Lui dice che una festa e se privata... se vuole sapere la vicenda... Quella è apparsa anche sui giornali, e infatti lui poi si era trincerato dicendo che quella festa era Cinecittà, non c'è mai stata, non c'è mai stata, no, ma avevano chiesto 40.000 euro con tanto di preventivo, mandato al nostro indirizzo. Chi le aveva chiesto questi soldi? De Romanis mi aveva fatto mandare il preventivo da Cinecittà, 48.000 euro di festa che io ho rinunciato. Per un'altra festa, non per quella. Per la stessa festa, ma doveva farsi al costo di 48.000 euro a Cinecittà. E invece l'ha fatta in un altro posto. Io gli ho detto che non gliel'avrei pagata. Perché quello è venuto, una delle poche volte è venuto il capo segreteria e mi diceva: noi possiamo dare 50.000 euro per una festa in
costume. Ah, vede, però vede che attenzione, controllo c'era. Attenzione. E qui la volevo. Successivamente... Perché sullo champagne non c'era controllo, ma sulla festa dei 48.000 euro sì. Quindi sì, il campanello... perché quella sarà sembrata al capo segreteria, è assurda. E le posso fare un'altra domanda? Se lo champagne non pensava che andasse sul giornale, pensava che fossero dei normali regali di Natale. Poi se lo champagne regalato da un consigliere regionale a Natale è scandaloso agli occhi di tutti, come c'è, ma in quel momento gli sembravano dei regali di Natale. Però Fiorito, ti faccio fare una domanda secca. Ma l'avete capita questa situazione? Sì, l'abbiamo capita, però io la faccio a lei, che vedrà che sarà un po' più insidiosa. Ma lei come fa a giustificare al suo capo segreteria 28.000 euro di alberghi in Sardegna? Perché quello è il punto centrale, che lei ha utilizzato una carta pubblica per utilizzare... No, però nessuna carta non pubblica. Voglio essere... No, vi dico la realtà della vicenda. Sono soldi restituiti ieri. Vi prego, siccome è una cosa che abbiamo già detto ai magistrati, vi prego di prenderla per vera. Me la dica. Lei era di Sardegna. Allora, io succede questo. Salta la lista del PDL, la faccio proprio a spot. Vinciamo le elezioni per sbaglio, perché le vinciamo per le province, per i 27.000 voti miei. Devo fare l'assessore, non me lo fanno fare perché dobbiamo mettere i colleghi che sono rimasti fuori dalla lista. Mi dicono di fare il capogruppo, rifiuto, ma mi pregano di fare il capogruppo perché non lo volevo fare. I dirigenti del partito. Cioè chi? Tutti, il segretario regionale, i grandi dirigenti del partito. Accetto malvolentieri perché non lo voglio fare. Vado in vacanza perché sono deluso da quell'esito delle elezioni, sono il primo degli eletti e mi trovo a fare il capogruppo di un gruppo invece di persone elette nel listino. Me ne vado in vacanza, una settimana da solo, che avevo anche litigato con la fidanzata. La seconda settimana, avendola risentita, mi raggiunge, quindi ci sono due vacanze distinte e si allunga anche il prezzo. Quando vado a pagare la mia carta di credito, che ha 10.000 euro di bonus personale, non del gruppo, non ci arriva. Vado online a fare il bonifico online dal mio conto personale e scopro in quel momento che ho 5.000 euro di bonifici da poter fare e quindi non ho quella capienza. Chiamo in allarme per non fare una figuraccia il capo della segreteria e gli dico: scusa, mi paghi questi soldi che poi te li ridò? Cosa che faccio quando torno in... 1.000 euro pare che abbiano visto che lei ha restituito dei 28.000. Ma chi mi dice queste fesserie? 29.000 allora, euro. Noi abbiamo restituito euro. Fatemi finire, se no mi contate delle falsità. Allora, torniamo, poi restituisco 30.000, 1.000 in più, non 1.000 in meno. 30.000 euro al gruppo, non solo, abbiamo portato la ricevuta, l'estratto della banca, abbiamo portato i 30.000 euro, gli abbiamo spiegato dove e come sono stati spesi e abbiamo allegato anche un faldone a parte con l'esatta spesa dei 30.000 euro e l'esatta destinazione che ci hanno avuto. Ora mandiamo un servizio, ma chiudiamo questa cosa. Quindi per favore, non me la dite più questa cosa. Lei ha ripagato assolutamente tutto e ho dato tutti i documenti alcune settimane dopo. Bravo, non ha detto una cosa fondamentale. Il tempo non sospetto. Scusa, però avvocato, se aiutiamo anche a capire. Un anno e mezzo fa. Quindi un anno e mezzo fa lei ha ridato. Esattamente. Prima che succedesse tutto. Voglio chiudere questa cosa e l'ho detto ai magistrati, non è con che lo posso un'altra dire domanda. A tutti, insomma, è una domanda che si fanno molti italiani, non la ritenga provocatoria. 19.500 euro di conto. Di conto? Di conto, 19.500 euro. Dove questo? Euro. Che significa 19.500? Ha pagato 19.000 euro. Ah, se lei mi dice che era esagerato il prezzo della vacanza, le dico di sì. Cosa ha fatto? Perché ce lo chiediamo quando vediamo queste scene. Che cosa? È il costo, diciamo. Cosa c'è? Massaggi, Aragosta? Lei per spendere 19.500 euro? È una domanda sulla condivisa, non la prende. Se lei conosce Pitrizia si rende conto. Lei pensava di avere uno stile di vita da babbo? Ma scusi, lei poi ha trovato altre vacanze come quella? Che cosa? Lei ha trovato altre vacanze come quella? Quindi, altre spese? È stata la botta di vita. È stata la prima volta. Vacanza dopo le elezioni, io ritenevo di farla fuori dalle righe perché ero talmente stanco e deluso da quelle elezioni che volevo riposarmi in un posto bello e non me ne fregava niente di nessuno perché ero talmente deluso che volevo stare in un posto bello. Le chiedo una cosa. Costoso. Le chiedo una cosa. Sarà almeno legittimamente. Le chiedo una cosa necessità. Che per me è una domanda politica. Sì. Siccome lei viene da una destra che ha sempre avuto un orgoglio sociale. Ora, non le sembra che sia uno schiaffo alla miseria in un momento in cui... Se di tante cose che abbiamo detto, legali o meno, una colpa sento è questa. Ma di tutto è di sicuro questa, che questa vicenda è talmente esagerata che agli occhi dell'opinione pubblica in ogni caso sembrerò colpevole perché abbiamo gestito una mole talmente alta di soldi che non è dignitosa in un momento politico come questo. Senta, e secondo lei fa bene... Io voglio capire un'altra cosa fondamentale. Quando sento la Polverini che dice il Presidente della Regione... 20 che dice, secondi. Vediamola. Sentiamola, e poi le voglio fare subito questa domanda. 20 secondi, Polverini. Il mio dovere è rimanere. Il voto unanime mi ha convinto che vale ancora la pena andare avanti, che vale ancora la pena dare a questo paese l'idea che c'è comunque una classe politica che non c'entra nulla con le inchieste giudiziarie.
Ecco. No, fammi chiedere una cosa. Quando noi l'abbiamo intervistata, negli ultimi 10 secondi, lei giustifica tutto dicendo è tutto legale, va bene, oggi mi rendo conto che forse ho esagerato. Quando sento la Polverini, anche lei sembra che, non dico viva sulla Luna, ma viva in un'altra giunta. Lei capisce che per degli osservatori esterni come noi è un po' tutto quanto sopra le righe? Prendiamo per buono che quello che dice lei, lo appureranno i magistrati, ma noi possiamo prendere per buono pure quello che dice la Polverini, che non sapesse, avendo una lista, avendo dei consiglieri, che questo era l'andazzo in regione. Non si ricorda neanche domanda. Quando è costata la sua campagna. Seconda domanda che farei a Taormina, secca. Mi ha spiegato che i gruppi di qualsiasi colore si spartivano, quanti milioni abbiamo detto? 20 milioni. 20 milioni. Cosa è cambiato dopo lo scandalo? Perché la Polverini ha detto che ha fatto dei tagli. Prima Fiorito e poi... Veloci, per favore, perché sono domande secche. Io non ho mai parlato di queste questioni con la Polverini, quindi di certo non posso sapere se lei sapesse o meno, né se col suo gruppo intratteneva questi rapporti. Di sicuro il gruppo riceveva le stesse quote che ricevevamo noi, anche se io, ripeto, per la mia carica avevo alcuni emolumenti in più, e di sicuro non l'ho sentita in questi giorni perché non la voglio disturbare. Ha fatto bene a non dimettersi? Sì, secondo me ha fatto bene. Ha fatto bene intanto perché non è responsabile direttamente di queste cose. E poi perché io credo che una persona che governa, come ha il ruolo di governare lei, non possa lasciare in queste situazioni una regione in un momento economico così difficile. È buono il nuovo capogruppo che l'ha sostituito. L'hanno ritratta in una sede del MIS con dei personaggi ovviamente non... Era su un muro dietro di lei. Sì, sì, quello sto dicendo. È un buon presidente del... La nuova capogruppo? Sì. Beh, la ragazza più giovane, forse quella più, diciamo, dinamica che c'è. L'unica che non aveva incarichi. È un'ottima ragazza, ma no, lei era già presidente di commissione. Diciamo, credo che se foto di quelle che ha fatto militanza all'interno del movimento sociale, forse anche le mie ne troverete diverse. Insomma, cioè, era una foto su muro. Taormina, l'hanno tagliato? Io non ho capito bene quello che ha tagliato la Polverini, per la verità. Io ho ascoltato bene le sue dichiarazioni, ha parlato di tagli, di vari tagli e quant'altro. Io credo che ci sia, e mi auguro che nelle dichiarazioni sia ricompreso anche il taglio più importante, quello di cui abbiamo parlato prima. Cioè, il taglio deve essere... Naturalmente, siccome si tratta di consiglio regionale, certamente non ha possibilità di intervento diretto, ma da presidente della regione e della giunta regionale certamente può intervenire. Il taglio è quello di eliminare in partenza e quindi da parte dell'ufficio di presidenza la revoca di provvedimenti che assegnano soldi ai gruppi, perché questi soldi che vengono assegnati ai gruppi non sono per il funzionamento dei gruppi. Il gruppo per il suo funzionamento ha altri soldi. Quindi lei aveva, solo per i partiti. Aveva 1,7 milioni più quanto per il funzionamento del gruppo? Beh, noi circa 20.000 euro per la dotazione, quella standard che hanno tutti i gruppi, più altri 3.000 euro a consigliere mensili per il personale. Sì. E più le quote in più che ho descritto prima. Quindi, cosa... quindi 30 ci si arrivava. Cosa... Allora, una prova del Fiorito, siamo andati fuori casa. Tutti. Nella festa di Pasto a vedere cosa pensano i militanti dell'Italia dei Valori, altro partito fondato sulla legalità, su Fiorito. Se investigano Fiorito, devono investigare anche gli altri. Dovrebbero pensare le stesse cose che pensano del loro popolo. Spiega. A Vasto, dove è riunito il popolo dell'Italia dei Valori, esplode il caso Fiorito. C'è Fiorito che la sta guardando. Gli mandi un messaggio, sindaco. Vattene. Ma così proprio? Sì, ma lo dico non a Fiorito, a tutti i Fioriti d'Italia. Guardi Fiorito, lei pensi allo suo stato di salute, dimagrisca che è troppo grasso. Che c'entra questo? Un attimo, e nel mentre restituisca anche parte del mal tolto. Mi vergogno che ci siano in politica persone come lui. Chi dà scandalo dovrebbe mettersi una pietra a collo e buttarsi nel fiume. Per organizzare tutta questa bellissima festa, i manifesti, i gadget, il monitor, qui sono i soldi del finanziamento pubblico, Orlando. È attività politica, no? È attività politica. Certo. Non è una cena o un viaggio con l'amante in un posto esotico. No, vede, per comprare questo, Orlando, no? Per comprare questo. Sì, esattamente. Per comprare il Vidivo. Esattamente così. La ragione per la quale noi altri abbiamo chiesto che ci sia una legge che disciplini l'uso del denaro pubblico. Il costo del convegno, i gadget, i palloncini. Quello è relativo alla spesa di partito. Comunque con i soldi del finanziamento pubblico. Ma
con quali altri soldi si dovrebbe, comunque i soldi del finanziamento pubblico, mi dica lei, secondo lei con che soldi bisognerebbe farlo? Solo festini con le minorenne, si cerca di fare politica. No, appunto, allora diciamo, i soldi servono per fare politica, i soldi del finanziamento. Ma questo è quello che lei mi vuole far dire, però... È così. Però... La domanda è a trappola, eh. Questo tipo di politica che bisogna... Qual è questo, questo? La politica televisiva, della propaganda... È anche vasto. Allora, certo, per me anche vasto è un... È un modo, secondo me, superato di fare politica. Chi vuole fare politica, veniamo anche pagati, anzi veniamo pagati profumatamente dai cittadini. Allora, dovremmo lavorare noi di più, i parlamentari, i politici, dovrebbero dare di più. Ed è quello che non fanno, ed è la ragione per la quale i cittadini di questi politici, di questi parlamentari, di questo governo, si sono rotti i coglioni. Ma è l'arrivo di Ingroia, invitato a parlare della trattativa Stato-mafia, a galvanizzare i dipietristi. Vai Antonio! Dottor Ingroia, salve. Vai. Ha visto il caso Fiorito? Beh, non faccio commenti sulle indagini in corso. Ma quanti sono i casi Fiorito, secondo lei, in Italia? Beh, che la corruzione in generale sia molto diffusa, purtroppo non lo scopriamo oggi. Riguarda anche altre regioni, a suo avviso? Antonio. Riguarda probabilmente tante regioni, sì. Il magistrato di Palermo non vuole parlare, ma tra un autografo e un flash riusciamo a strappargli qualche riflessione sul Lazio Gate. Il livello di corruzione è così diffuso da diventare una vera emergenza nel paese. Basterebbe depositare i bilanci dei partiti, secondo lei, presso la Corte dei Conti o ci vorrebbe dell'altro per rendere più trasparente il finanziamento alla politica? Questo sarebbe... un sistema, ma occorrerebbe anche un'assunzione di responsabilità da parte della politica, che a volte si è frapposta all'azione della magistratura invece di aiutarla e assecondarla. Cioè, cambiare la classe dirigente sostanzialmente? Beh, diciamo cambiare il modo di essere di una certa classe dirigente. Cambiare la classe dirigente? Grazie, grazie a lei. È così, bravo. Che vuol dire bravo? Dico, io non ho corrotto nessuno, quindi non so perché mi accomuna altri casi del genere. Noi dobbiamo concludere, perché sennò poi solo ci... una conclusione. Lei però era contento di gestire questi soldi senza dover rendicontare a nessuno? No, non era la mia velleità. Tanto che io ho cercato più volte di cambiare incarico. Non era nella mia velleità, me l'hanno attribuita. Io non ho mai detto di no al partito, ma soprattutto ho cercato di svolgere nel migliore dei modi. Se voi andaste a vedere la produzione normativa e amministrativa che ho fatto io all'interno della regione, le cui leggi portano tutte, quelle approvate portano quasi tutte la mia firma come primo firmatario, i 5 bilanci che sono stati fatti con tutti i tagli e le riduzioni della sanità portano la mia firma come primo firmatario, come presidente di commissione, il taglio delle pensioni che porta la mia firma come primo firmatario. Se facciamo la domanda, domanda. No, non c'è tempo, non c'è tempo, ci sfumano. Mia madre, diciamo, in questi giorni è distrutta. Si vergogna di lei? Non si vergogna assolutamente di me, è distrutta perché sa bene che sono una persona onesta e soffre a vedere questo. Arrivederci a sabato prossimo. Telese esagerato come al solito, 10 minuti più del dovuto. Telese, ma...